schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Give a Car to Friend. Diciamo che è abbastanza semplice. Per fare questo Give a Car abbiamo bisogno di un amico, il nostro amico deve avere il suo centro operativo e l'auto che ci vuole passare, che in questo caso è questa qui, quella che voglio prendere io. L'auto che ci vuole passare deve stare posizionata su questo punto, mentre il centro operativo deve stare dove lo vedete più o meno. Venite in questa localizzazione della mappa, che è l'aeroporto di Trevor. Potete anche non avere lo stesso bunker e potete anche stare uno in culo al mondo e un altro in fregna alle stelle, per capirsi. Quindi a questo punto il nostro amico entrerà nella missione e ovviamente dovrà essere l'host di quella missione e chiudere la missione. Io l'ho fatto in questo modo, ragazzi, a me è riuscito benissimo. E noi invece dovremo avere una LGR H8 che dovrà essere proveniente dal centro operativo. Ultimo appunto, ragazzi, fate attenzione, l'auto che il vostro amico vi sta passando non deve provenire dal suo centro operativo, altrimenti il glitch non funzionerà. Quindi a questo punto prendiamo la nostra LG, andiamo nella base operativa, nel bunker. Io in questo caso la vado a rimettere dentro per farvi vedere che proviene dal centro operativo, però non servirebbe neanche. Però tiriamo fuori la LG e a questo punto andremo a fare un passaggio strano, siccome quell'altro, diciamo che ho visto io, ci serviva un pochino di timing, un po' di velocità. In questo passaggio non serve né timing né velocità. L'unica cosa che dovremo fare qui, ragazzi, è aprire la portiera del conducente e distruggerla. Io qui ci ho avuto un po' di difficoltà, ma non nella guida, ma nella distruzione della portiera. Sembrava proprio incollata non si sa che, proprio inchiodata con qualcosa di allucinante, perché sono andato addosso al muro. Avete visto che è successo. Quindi mi metto a cercare di distruggere questa portiera. Insomma, dovete comunque distruggere questa portiera e adesso andremo a vedere il perché. Anche qui, ragazzi, non sono riuscito a distruggerla, è qualcosa di allucinante questa portiera, però adesso la distruggo proprio in maniera o te distruggi o te distruggi. Quindi a questo punto, distrutta la portiera, ragazzi, ci mettiamo qui dove sta sta specie d'armadietto, non so che cos'è, una cabina della corrente. Fate attenzione a non andare troppo avanti altrimenti uscirete fuori. Vi mettete vicino la porta d'uscita e con l'inquadratura guardate l'auto e dovete premere X e triangolo insieme. A questo punto, ragazzi, vi troverete fuori dal bunker con la vostra auto. Rientrerete nel bunker. Una volta rientrati nel bunker, non so che cazzo ho detto, sto diventando dislessico, andremo a vedere che cosa dobbiamo fare, ragazzi. Quindi andremo al lato del centro operativo mobile, ragazzi. Io mi vado a posizionare da questo lato e vado a schiacciare la macchina più avanti possibile, però con la freccia che si vede. Premeremo la freccia, ragazzi, in maniera da poter entrare e rimarremo frizzati in questa posizione. Come vedete, gli stop dell'auto sono accesi. A questo punto il nostro amico, che è nella sua missione chiusa ovviamente, ci manderà l'invito. Un giochiamo insieme, come avete appena visto, accettate l'invito a giocare insieme e non appena il nostro amico ci vedrà, diciamo, entrare nella missione, dovrà cacciarci fuori, farà espelli i giocatori, ci espellerà. Andremo verso l'auto del nostro amico ovviamente, e non appena saremo sull'auto il nostro amico uscirà dalla missione.
non prima, perché altrimenti l'auto si sposterà, si metterà da un'altra parte, insomma, e andrà nel suo centro operativo mobile. A quel punto, una volta dentro il suo centro operativo mobile, ci manderà un invito ad entrare nel centro operativo mobile. Quindi attendiamo l'invito dell'amico. Come vedete, è arrivato l'invito dell'amico. Quindi noi andremo ad aprire il telefono e andremo ad accettare l'invito. Mentre stiamo accettando l'invito, dovremo premere immediatamente freccia destra, ragazzi. Premeremo freccia destra, ci butterà dentro la gara, in pratica. Ci metterà dentro la gara e una volta che saremo dentro la gara dovremo uscire immediatamente. Quanto prima meglio è. Usciremo dalla gara, risaliremo di corsa in auto e dovremo aspettare che ci farà un lag, una schermata nera come questa, e ci metterà dentro il nostro centro operativo mobile. A questo punto l'auto sarà duplicata e sarà nostra. Che altro dire, ragazzi, io ho trovato questo metodo che era un pochino più semplice, l'avevo visto già da ieri, un utente me l'aveva linkato, però non l'avevo pubblicato perché stavo impegnato a fare altre cose. Però oggi ve l'ho voluto portare, sperando che duri un pochino, sperando che possiate usufruire di questo metodo. Non c'ho nient'altro da aggiungere, ragazzi. Un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti. See you.